Eccoci qui, abbiamo anche un ottimo inno nazionale per preparare questo piatto nazionale che è un filetto in crosta. Filetto in crosta che andiamo qui a denunciare. Signor regista, per favore, l'attività principale è questa ricetta. Quindi, questo filetto in crosta, ovviamente abbiamo un ottimo filetto di maiale, circa un chilo, un po' fino. Poi metteremo un trito fatto di salvia, alloro, timo e rosmarino. Poi un po' di speck, circa un etto e mezzo di speck. Abbiamo preparato una salsa di champignon, cioè champignon trifolati e poi tritati col mini pimer, che poi andremo a mostrare il procedimento. Abbiamo preparato anche della pasta brisée a cura della nostra fornaia, che poi andremo a mostrare il procedimento. Poi andremo a spalmare della senape, un po' di pepe, sale e un po' di brandy. E ora andiamo a far vedere la preparazione. Allora, per la preparazione della pasta brisée che cosa occorre? Solo tre ingredienti. Quindi 200 g di burro ben freddo, 4 etti 400 g di farina e circa 140-150 ml di acqua fredda. Poi un frullatore, un pimer, dove andremo a mettere la farina col burro e poi l'acqua. Farina e burro. Ben freddo il contenitore. Tutto freddo, anche il contenitore appena preso dal frigo. Allora, abbiamo fatto la fontanella. Allora, il composto si mette, si prepara a fontana. A mo' di vulcano. Oh, sta cominciando a prendere una forma, una palla. Adesso si rimette in frigo che si è un po' scaldato. Ah, deve essere tutto freddo. Un pezzo di... Allora, ci accendiamo a fare i funghi per la farcitura del filetto in crosta. E quindi abbiamo preso un chiletto di champignon, quale quantità le decidiamo in base al filetto. E purtroppo mi hanno obbligato a mettere l'ufficio sanitario, altrimenti i miei molti capelli finivano nel cibo, quindi purtroppo. E come vedete qui possiamo scegliere diversi coltelli. Quale scegliamo? Non lo so. Scegliamo un coltello per tritare questi funghi. Poi ci mettiamo l'aglio e il prezzemolo nel pimer, li tagliamo grossolanamente, ovviamente dopo ci avete il pimer. Poi ci metteremo prezzemolo, aglio, olio in una padella e faremo la pappetta di funghi champignon per riempire il filetto. Un lavoraccio per tagliare tutti questi funghi, come per magia li vedete già belli tritati, ma non in modo fine, grossolano, tanto vanno nel pimer. Pensa lui a fare il grosso del lavoro. Ora quindi andiamoli a tritare. Non lo saprei chiudere mai. Bravissimo. Okay. E qui c'è la pappetta di funghi. Non andrà nemmeno un capello in questa padella. Allora, il prossimo passo è massaggiare con un po' di senape, diciamo un velo di senape va messo sul filetto. Massaggia bene, non con due dita. Certo, ho visto dire che va massaggiato come
massaggeresti una ragazza, ma io sinceramente una ragazza con la senape non l'ho mai massaggiata. Ehi, bersaglieri! Qui bersaglieri abbiamo. Mettiamo il carico. Sbrigati, sbrigati, a passo di marcia! A passo di bersaglieri. Mettiamo anche il trito di odori. E poi andremo a mettere nella pentola, nella padella con l'olio e un po' di cognac a sfumare. Dopo abbiamo massaggiato per bene, lo mettiamo un po' in padella a rosolare. Una specie di... Oh, è riattaccata la musica! Yeah. Ci mettiamo, ok, un po' a rosolare e poi lo sfumiamo con un po' di brandy. Mettiamo un po' di brandy così sfuma un po'. Nel frattempo la nostra fornaia è all'opera con la pasta brisé, che è di semplice preparazione. Ecco qui, adesso che la fornaia ci ha preparato la nostra base di pasta brisé, adesso andiamo. Rosolato, lo mettiamo qui al centro. Guarda, chiuso. E qui vai. C'è la parte un po' delicata. Questione. Ci devi mettere il l'uovo. No, così. Un po' di carne. Aspetta, t'aiuto. Allora, adesso c'è l'addetta all'uovo. Si incolla la chiusura. In mancanza di pennello. Diciamo che abbiamo un po' di attrezzatura, ma non tutto. Il pennello. E questo andrà in forno, diciamo, una ventina di minuti, 20-25 minuti a 180 gradi. Creature of the night.